La favola di Chiara, principessa nel gran ballo delle debuttanti. Una serata magica, indimenticabile, quella vissuta da Chiara Assunta Graziano, 17enne studentessa avellinese, iscritta al quarto anno del liceo scientifico Imbriani, protagonista dell'atteso evento organizzato dall'Accademia Militare di Modena, tenutosi nel suggestivo scenario del Palazzo Ducale. Un'emozione doppia, visto che Chiara ha danzato con il fratello Emanuele Liberato, 25enne allievo ufficiale dei Carabinieri, che frequenta il corso accademico. Chiara ed Emanuele hanno ballato insieme ad altre 49 coppie sulle note di valzer e quadriglie, brani suonati dal vivo dalla banda musicale dell'esercito, emozionati ma consapevoli di essere al centro di un evento speciale, dove giochi di luce, abiti elegantissimi e raffinati, avvolgenti musiche ad altri tempi, hanno creato un'atmosfera da brividi. Un sogno conquistato dopo 2 mesi di prove di ballo svoltesi a Modena con atelier professionisti dell'immagine che hanno curato nei minimi dettagli ogni aspetto della storica esibizione di dame e cavalieri. Tra l'altro, a rendere ancora più preziosa la serata, la marcorde di papà Nicola, colonnello dei Carabinieri, che proprio 40 anni fa ha frequentato il corso gemellato a quello che vede impegnato Emanuele in accademia, il corso Volontà che ha celebrato il suo 204° compleanno. Entusiasta Giuliana Pagliuca, la madre di Chiara Assunta, vedere i miei figli al centro di una meravigliosa fiamma, rivela, mi ha fatto battere forte il cuore. Fiero papà Nicola, è come rivolgere la pellicola di 40 anni fa, dice orgoglioso l'altro figlio, Cristian Pasquale. Una pagina di storia e tradizione che ha visto brillare la stella luminosa di Chiara Assunta, illuminata anche dal fascino del portamento del fratello Emanuele Liberato. Una pagina scritta anche con il cuore dall'Accademia, visto che i 15.000 euro raccolti durante la serata saranno devoluti per l'acquisto di un ecografo a favore del Policlinico di Modena. Insomma, ufficiali e gentiluomini.